Buongiorno e benvenuti di nuovo sul mio canale. Allora, oggi per fare la nostra copertina, andiamo ad usare questo cotone, vedete, è un baby cotone antibatterico. Infatti, la descrizione dice 100% antibatterico. Ogni gomitolina è da 100 grammi e si può praticamente lavorare o con uncinetto 3,5 oppure il 4. Adesso io inizio la lavorazione col 4 e vediamo come va. Allora, ve lo spiego già. Siccome questa è una lavorazione su uno schema, quindi stabilito, non è possibile farlo più grande. Se qualcuno mi dice come posso farlo più grande con il cotone tipo numero 12 o numero 8, non è possibile. Quindi significherà che la scritta viene di dimensioni più piccole, poi semplicemente intorno andiamo a lavorare la nostra copertina con più giri. Insomma, questa è la modalità se usate un cotone più sottile. Detto questo, iniziamo la nostra lavorazione mettendo su 59 catenelle che saranno 58 più una per girare. Adesso noi entriamo, vedete, il punto subito dopo all'uncinetto e andiamo a realizzare, prima di iniziare la nostra lavorazione, delle righe a maglia bassa. Quindi iniziamo in questa maniera qui, lavorando delle maglie basse fino chiaramente alla fine della riga. Quindi vedete, una volta che abbiamo completato la prima riga, giriamo realizzando una catenella e giriamo il nostro lavoro. Adesso in totale noi andiamo a realizzare 6 righe, quindi questa sarà la prima riga, andiamo a realizzare altre 5 righe di maglia bassa girando sempre con una catenella. Allora, una volta che vedete che abbiamo realizzato le nostre 6 righe di maglia bassa, dobbiamo iniziare con la lavorazione per la scritta, quindi con i nostri punto bubble. Una catenella e giriamo il nostro lavoro in questa maniera qui. Ok, adesso la prima maglia bassa è questa dove io ho lavorato, vedete la catenella, quindi lavoro il secondo punto e il terzo, quindi 3 maglie basse, compreso la catenella per girare, e nel primo lavoro una nocciolina, quindi una maglia alta chiusa a metà. 2 chiusi a metà, 3 e 4 maglie alte chiuse a metà. Nel caso usate un filo molto sottile, potete farne anche 5 di maglie alte chiuse a metà. E chiaramente una maglia bassa e un'altra nocciolina. Adesso chiudiamo la nostra nocciolina e lavoriamo un'altra maglia bassa e un'altra nocciolina. E chiudiamo. Adesso lavoriamo 2 maglie basse e nel prossimo una nocciolina. Realizzata la nostra nocciolina, lavoriamo una maglia bassa e un altro punto nocciolina. Di nuovo una maglia bassa e un altro punto nocciolina nel prossimo. Ora lavoriamo 2 maglie basse di 1 e 2, una nocciolina. Una maglia bassa, una nocciolina
e di nuovo una maglia bassa e nel prossimo una nocciolina. Adesso proseguiamo lavorando due maglie basse, 1 e 2, una nocciolina. Una maglia bassa e proseguiamo una nocciolina, una maglia bassa e un'altra nocciolina. A questo punto lavoriamo due maglie basse, un punto nocciolina. E adesso lavoriamo 6 maglie basse come si presentano. Proseguiamo lavorando una nocciolina dopo le 6 maglie basse. Due maglie basse. Adesso lavoriamo un punto nocciolina e 5 maglie basse. Adesso lavoriamo il nostro punto nocciolina nel prossimo e poi 3 maglie basse e un punto nocciolina. A questo punto lavoriamo una maglia bassa, un punto nocciolina. Una maglia bassa, lavoriamo quindi un ultimo punto nocciolina nel prossimo. Chiudiamo tutto insieme e lavoriamo gli ultimi due punti a maglia bassa, ovviamente. Quindi in totale dobbiamo avere 19 punti nocciolina. Contateli per vedere, insomma, se vi trovate bene. Ora, una catenella, giriamo il nostro lavoro e quindi dobbiamo andare a lavorare chiaramente una riga di maglie basse, quindi entriamo, questo è il primo che abbiamo rialzato la catenella, andiamo nel secondo dove abbiamo la nocciolina, entriamo, vedete, in questa maniera qui. Qui abbiamo un punto basso e lo lavoriamo. Dove abbiamo la nocciolina, entriamo sempre. Fate molta attenzione a non saltare i punti, perché altrimenti quando andiamo poi a lavorare il seguito delle righe, è chiaro che poi non ci troviamo con i punti e la scritta non viene bene. Ok, quindi evidenziate bene i punti, non fate nessun punto in più, ma neanche nessun punto in meno. Quindi proseguite per tutta la riga. Una volta vedete che ho completato la mia riga, adesso i punti sono un po' più definiti. Una catenella e giriamo il nostro lavoro e lavoriamo 7 maglie basse. Quindi questa è la prima, lavoriamo la seconda, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie basse. E poi vedete, nella settima andiamo a lavorare il nostro punto nocciolina. Lavorato il nostro punto nocciolina, lavoriamo due maglie basse e di nuovo il nostro punto nocciolina.
Adesso proseguiamo lavorando 6 maglie basse e un punto nocciolina. Di nuovo, adesso lavoriamo 6 maglie basse e un punto nocciolina. Adesso di nuovo lavoriamo 6 maglie basse e un punto nocciolina. Ancora una volta lavoriamo 6 maglie basse e un punto nocciolina. A questo punto lavoriamo 2 maglie basse, un punto nocciolina. Tre maglie basse, un punto nocciolina, una maglia bassa, un punto nocciolina. Adesso 2 maglie basse e lavoriamo una nocciolina e 4 maglie basse. Lavorate le 4 maglie basse, lavoriamo una nocciolina, e 2 maglie basse. L'ultima chiaramente è sulla catenella per girare. Adesso una catenella per girare il nostro lavoro e andiamo praticamente, vedete, allora dobbiamo trovarci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quindi dovete avere 11 punti bubble in totale. Quindi adesso giriamo il lavoro chiaramente e andiamo a realizzare, come vi ho già fatto vedere, un giro completo di maglie basse per tutta la riga. Allora ragazzi, adesso una catenella. Giriamo il nostro lavoro e iniziamo di nuovo un'altra sequenza. Iniziamo lavorando 3 maglie basse, quindi compresa della catenella per girare, quindi 1, questa è la seconda e la terza maglia bassa. Lavoriamo una nocciolina, una maglia bassa e una nocciolina di nuovo. Adesso lavoriamo una maglia bassa, un punto nocciolina, due maglie basse, poi lavoriamo un punto nocciolina e 6 maglie basse. Quindi adesso andiamo a lavorare una nocciolina nel prossimo punto, quindi nel prossimo leviamo una nocciolina, una maglia bassa, una nocciolina e di nuovo una maglia bassa e una nocciolina. Ok? Quindi ragazzi, una volta abbiamo lavorato le 6 maglie basse, la nocciolina, una maglia bassa, la nocciolina, una maglia bassa, di nuovo una nocciolina, lavoriamo 2 maglie basse adesso. Dopo le 2 maglie basse, lavoriamo una nocciolina, una maglia bassa, una nocciolina, una maglia bassa. E di nuovo una nocciolina. Allora, arrivati a questo punto, dovete avere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 maglie bubble, punto nocciolina. Adesso proseguiamo e lavoriamo 2 maglie basse, un punto nocciolina. Adesso andiamo a lavorare una maglia bassa, una maglia bassa, quindi una maglia bassa, una nocciolina e di nuovo una maglia bassa e una nocciolina.
Adesso da questo punto in poi dobbiamo ripetere per 6 volte la stessa sequenza, cioè 2 maglie basse e un punto nocciolina per 6 volte, compresa questa che ho realizzato adesso davanti a voi. Di nuovo, 2 maglie basse, un punto nocciolina, 2 maglie basse, un punto nocciolina, in totale per 6 volte compresa questa nocciolina qua. Quindi una volta che abbiamo completato, vedete, le 6 noccioline alternate con le 2 maglie basse, lavoriamo alla fine della nocciolina una maglia bassa, una nocciolina. Scusate, ma la devo ripetere perché ho preso qualche filo sbagliato. La ripetiamo. Quindi il punto nocciolina. E chiaramente terminiamo con 2 maglie basse. L'ultima sempre nella catenella di base. Una catenella, giriamo il nostro lavoro che vedete prende forma e andiamo a realizzare un giro di maglie basse completo per tutta la riga. Una volta che abbiamo finito la nostra riga di maglie basse, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo, questa è la prima maglia bassa, lavoriamo la seconda e la terza. E lavoriamo il primo punto bubble o nocciolina. Io le chiamo noccioline, voi chiamatele come preferite. Adesso dobbiamo andare a lavorare una sequenza di 4 punti nocciolina intervallati da 6 maglie basse, da 6 maglie basse, quindi un punto nocciolina 6 maglie basse, un punto nocciolina 6 maglie basse, un punto nocciolina 6 maglie basse e questo lo facciamo per 4 volte, quindi andate a farlo anche voi. Allora, vedete, io ho fatto la sequenza da 6, quindi 6, una nocciolina, 6 maglie basse, una nocciolina, 6 maglie basse, una nocciolina, 6 maglie basse, una nocciolina, quindi abbiamo 1, 2, 3 e 4 serie, sempre che finiscono con la nocciolina, 6 maglie basse, una nocciolina. Adesso io ho fatto la nocciolina dopo le 6 maglie basse, lavoro 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 maglie basse e lavoro di nuovo un punto nocciolina. Dopo lavorato la nostra nocciolina, lavoriamo nel prossimo punto 2 maglie basse, quindi una e 2 maglie basse. E proseguiamo lavorando di nuovo un punto nocciolina e 2 maglie basse. Andiamo a proseguire lavorando un punto nocciolina nel prossimo punto. Maglia bassa, un punto nocciolina di nuovo, tre maglie basse, quindi 1, 2 e 3, un punto nocciolina. Quindi qui 3 maglie basse, un punto nocciolina, 2 maglie basse,
un punto nocciolina e il resto tutti punti bassi. Allora, gli ultimi punti, vedete che io vado a lavorare a maglia bassa, sono in totale 7. Adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro, vedete che la scritta già si sta rendendo molto molto più chiara. Adesso andiamo a proseguire realizzando un giro di maglie basse completo per tutta la riga. Allora ragazzi, una volta che abbiamo, vedete, completato la nostra riga, una catenella, giriamo il nostro lavoro. Allora adesso io ve lo spiego man mano la lavorazione da fare, altrimenti il video veramente diventa troppo troppo lungo. Allora adesso andiamo a lavorare quelle che sono. Questa è la prima maglia bassa, la seconda e la terza maglia bassa. Ok? Adesso nel prossimo lavoriamo un punto bubble. Nel prossimo una maglia bassa, nel prossimo un punto bubble, nel prossimo una maglia bassa. Quindi ragazze, abbiamo lavorato 3 maglie basse, un punto nocciolino, una maglia bassa, una nocciolina, una maglia bassa, una nocciolina. Adesso lavoriamo 2 maglie basse. Lavoriamo un punto nocciolina nel prossimo e 6 maglie basse come si presentano. Ora, una volta che abbiamo lavorato le 6 maglie basse, lavoriamo una maglia bassa, le 6 maglie basse, scusate, un punto nocciolina, una maglia bassa, un punto nocciolina. Aspettate, facciamolo insieme che forse è meglio, quindi un punto nocciolina dopo le 6 maglie basse. Quindi abbiamo lavorato, vedete, dopo le 6 maglie basse il nostro punto nocciolina. Adesso, dopo aver lavorato il nostro punto nocciolina, lavoriamo una maglia bassa, un punto nocciolina, una maglia bassa e un altro punto nocciolina. Quindi, realizzata la nostra nocciolina, lavoriamo 2 maglie basse, un punto nocciolina. Una maglia bassa, un punto nocciolina, un e di nuovo un'altra maglia bassa. Ok, ora un punto nocciolina. Due maglie basse, un punto nocciolina di nuovo, e lavoriamo adesso una maglia bassa, un punto nocciolina, una maglia bassa, un punto nocciolina. Adesso ragazzi, proseguiamo lavorando 2 maglie basse, uno e 2, un punto nocciolina, un nuovo 2 maglie basse e lavoriamo un altro punto nocciolina. Nei prossimi 5 lavoriamo 5 maglie basse. Dopo le nostre 5 maglie basse, lavoriamo un punto nocciolina, un punto nocciolina, 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3. Un punto nocciolina, un maglia bassa, un
un altro punto nocciolina. Un'altra maglia bassa. Un altro punto nocciolina. E chiaramente negli ultimi due punti andiamo a lavorare due maglie basse. Uno e due. Una catenella e giriamo il lavoro. Adesso vedete la scritta Sleeping. L'abbiamo praticamente formata. Ok, quindi la scritta è formata. Ora dobbiamo andare a realizzare circa 6 giri. Io ne provo a fare 6 perché voglio fare la stessa distanza che ho realizzato qua. Quindi andate a fare 6 giri di maglie basse, come si presentano. In questo giro dobbiamo trovarci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 punti. 2, 4, li conto, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 e 19 punti bubble. Ok, quindi andate a proseguire realizzando circa 6 righe. Io adesso ne faccio 6 e vedo se vanno bene. Ragazze, io ho proseguito e ho realizzato 7 righe, quindi da quella subito dopo le mie noccioline, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 righe in totale. E l'ottava la useremo per la scritta. Quindi una catenella, giro il mio lavoro e lavoro subito 13 maglie basse, calcolando che la prima è quella formata dalla catenella. Quindi realizzate 13 maglie basse. Adesso lavoriamo un punto nocciolina. Una maglia bassa, di nuovo un punto nocciolina, una maglia bassa e di nuovo lavoriamo un punto nocciolina. Adesso lavoriamo 4 maglie basse, quindi proseguiamo 4 maglie basse, un punto nocciolina, 5 maglie basse. Adesso invece lavoriamo un punto nocciolina e 3 maglie basse. Adesso lavoriamo un punto nocciolina. Una maglia bassa. Un punto nocciolina di nuovo. Una maglia bassa e di nuovo lavorate un punto nocciolina. Adesso lavoriamo 8 maglie basse come si presentano. Lavoriamo il nostro punto nocciolina. E lavoriamo gli ultimi 12 punti a maglia bassa. Adesso andiamo a realizzare una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a realizzare una riga di maglie basse completa. Quindi ragazzi, una volta che avete completato la riga, dovete avere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 punti nocciolino, punti bubble. Ok? Ora una catenella. Ovviamente questa era la riga di maglie basse, però avevo dimenticato di dirvelo, perciò ve l'ho detto. Giriamo il nostro lavoro e lavoriamo 13 maglie basse tenendo conto che la prima è fatta con la catenella.
Quindi lavorate, vedete le 13 maglie basse, lavoriamo un punto nocciolina nel prossimo e poi 4 maglie basse. Adesso ragazzi andiamo a lavorare un punto nocciolina nel prossimo, 3 maglie basse, un punto nocciolina di nuovo. Adesso lavoriamo 5 maglie basse come si presentano. Adesso un punto nocciolina e 3 maglie basse. Adesso ragazze, lavoriamo un punto nocciolina nel prossimo e 4 maglie basse come si presentano. A questo punto lavoriamo nel prossimo un punto bubble, quindi nel prossimo punto lavoriamo un punto bubble e nei prossimi 7 lavoriamo 7 maglie basse. A questo punto lavoriamo un punto nocciolina nel prossimo e i restanti, vedete, 12 punti li lavoriamo a maglia bassa. Quindi ragazze, adesso dobbiamo avere sulla nostra riga lavorata 1, 2, 3. 4, 5, 6 e 7 punti nocciolina o punti bubble. Adesso proseguiamo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a fare un giro di maglie basse per tutta la riga. Allora ragazze, giriamo di nuovo il nostro lavoro realizzando una catenella e lavoriamo 13 maglie basse, calcolando che la prima è realizzata dalla nostra catenella. Dopo le nostre 13 maglie basse, lavoriamo nel prossimo un punto nocciolina e poi 4 maglie basse come si presentano. Adesso proseguiamo lavorando un punto nocciolina, 3 maglie basse, un altro punto nocciolina. Adesso, scusatemi, adesso proseguiamo lavorando 5 maglie basse, un punto 5 maglie basse, un punto nocciolina e altre 3 maglie basse. Adesso andiamo a proseguire lavorando un punto nocciolina, 4 maglie basse, un altro punto nocciolina. A questo punto andiamo a lavorare 7 maglie basse come si presentano. Lavoriamo un altro punto nocciolina nel prossimo e gli ultimi 12 punti a maglia bassa. A questo punto una catenella, giriamo il nostro lavoro e chiaramente realizziamo una riga di maglie basse. Per questa riga dobbiamo avere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti bubble. Ok? Io vi dico sempre quanti punti bubble, così se non vi trovate andate a vedere dove chiaramente c'è stato l'errore. Quindi proseguite una riga di maglie basse. Adesso giriamo di nuovo il nostro lavoro con una catenella e andiamo a realizzare 13 maglie basse. Adesso nel prossimo lavoriamo un punto nocciolina. Una maglia bassa. Di nuovo un punto nocciolina. Di nuovo una maglia bassa e un punto nocciolina di nuovo. Adesso proseguiamo e lavoriamo 4 maglie basse. Adesso ragazze dobbiamo andare a lavorare 4 punti nocciolina, sempre divise da una sola maglia bassa, quindi un punto nocciolina, una maglia bassa, un punto nocciolina, una maglia bassa, un punto nocciolina, una maglia bassa, un punto nocciolina, una maglia bassa. Quindi dovete andare a lavorare 4 punti nocciolina, quindi con questo subito dopo, con una maglia bassa che li divide. Una volta vedete che io ho lavorato 1, 2, 3, il quarto, vedete, punto nocciolina, dopo il quarto punto nocciolina lavoro 3 maglie basse. Adesso devo lavorare 3 punti nocciolina separati da
un punto basso, quindi lavoro un punto nocciolina, un punto basso, un punto nocciolina, un punto basso, un punto nocciolina. Proseguite. Una volta vedete che ho lavorato punto nocciolina, maglia bassa, punto nocciolina, maglia bassa, punto nocciolina, adesso proseguo e vado a lavorare 8 maglie basse. Una volta che abbiamo lavorato le nostre 8 maglie basse, lavoriamo un punto nocciolina e i restanti 12 punti a maglia bassa. Adesso di nuovo una catenella, giriamo il nostro lavoro e ovviamente andiamo a fare un altro giro di maglia bassa completa. Per questo giro dobbiamo avere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punti nocciolina o punti bubble, ok? Quindi la scritta, vedete, si sta formando. Andate a realizzare un giro di maglie basse completo. Per il prossimo giro, di nuovo una catenella, giriamo il nostro lavoro e iniziamo lavorando 13 maglie basse. Lavorate le nostre 13 maglie basse, adesso lavoriamo nel prossimo un punto bubble, quindi un punto nocciolina, e poi lavoriamo 4 maglie basse come si presentano. Adesso proseguiamo lavorando un punto nocciolina nel prossimo, quindi un punto bubble nel prossimo. 3 maglie basse e un altro punto bubble. A questo punto lavoriamo 5 maglie basse, un punto nocciolina e di nuovo 1, 2 e 3 maglie basse. Arrivati a questo punto, lavoriamo un punto nocciolina, 4 maglie basse e un punto nocciolina di nuovo. Arrivati a questo punto, lavoriamo 5 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie basse, un punto nocciolina quello dopo e 3 maglie basse subito dopo. Adesso completiamo la riga lavorando un punto nocciolina e le restanti 10 maglie basse a maglia bassa. Arrivati a questo punto, una catenella, giriamo ovviamente il nostro lavoro e andiamo a realizzare una riga completa di maglie basse. Per questo giro dobbiamo avere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punti bubble o noccioline. Ok, andate a proseguire, facciamo una riga di maglie basse. Adesso iniziamo la prossima riga sempre con una catenella, giriamo il nostro lavoro. E andiamo a lavorare 13 maglie basse. A questo punto lavoriamo nel prossimo un punto bubble, quindi un punto nocciolina e 4 maglie basse. Adesso proseguiamo lavorando un punto nocciolina nel prossimo, 3 maglie basse e un altro punto nocciolina. Adesso andiamo a proseguire lavorando 5 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie basse, un punto nocciolina subito dopo e di nuovo 1, 2 e 3 maglie basse. Adesso andiamo a proseguire lavorando un punto nocciolina sul punto subito dopo, 4 maglie basse e un altro punto nocciolina. Adesso andiamo a lavorare 1, 2, 3 e 4 maglie basse, un punto nocciolina e 5 maglie basse. Adesso andiamo a concludere la riga lavorando nel prossimo punto un punto nocciolina e gli ultimi 9 punti a maglia bassa. Una catenella, giriamo il nostro lavoro. Per questo giro dobbiamo avere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punti bubble. Adesso proseguiamo lavorando una riga di maglie basse completa. Allora iniziamo un'altra riga lavorando sempre una catenella, giriamo il nostro lavoro e anche per questa riga lavoriamo 13 maglie basse iniziali. Adesso proseguiamo lavorando un punto nocciolina nel prossimo. 1 maglia bassa in quello subito dopo, un altro punto nocciolina nel prossimo,
un altro punto basso e ancora un altro punto nocciolino. Quindi in totale, vedete, abbiamo lavorato 3 punti noccioline vicini. Adesso lavoriamo 5 maglie basse come si presentano. Anche qui lavoriamo 3 punti bubble vicini, separati solo da una maglia bassa. Quindi un punto nocciolina e una maglia bassa. Di nuovo un punto nocciolina. Una maglia bassa e di nuovo un punto nocciolina. E lavoriamo 4 maglie basse. Arrivati a questo punto, di nuovo lavoriamo un punto nocciolina. Una maglia bassa, un punto nocciolina di nuovo, una maglia bassa e un altro punto nocciolina. E a questo punto lavoriamo di nuovo 4 maglie basse. Adesso lavoriamo nel prossimo un punto nocciolina e negli altri 7, 7 maglie basse. Adesso proseguiamo lavorando un punto nocciolina nel prossimo e gli ultimi 8 punti li lavoriamo a maglia bassa. Adesso una catenella e giriamo ovviamente il nostro lavoro. Come potete vedere, la scritta baby è completata. Ok? Adesso dobbiamo andare a proseguire una distanza, ovviamente, per iniziare l'altra scritta e andiamo a realizzare in totale, come abbiamo fatto per questa distanza, 7 righe, compresa la prima riga che andiamo a lavorare sulle nostre bolle. Allora, in totale qui dobbiamo avere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 punti bubble. Ok? Allora, andate a proseguire e poi iniziamo insieme l'ultima scritta da realizzare. Quindi, una volta che abbiamo realizzato, vedete, le nostre 7 righe di maglie basse, iniziamo l'ultima sequenza per la scritta. Quindi una catenella e giriamo il lavoro e iniziamo lavorando 19 maglie basse, ricordandovi che la prima è la nostra catenella, quindi andate nel punto subito dopo e sarà la seconda. Quindi 19 maglie basse. Adesso lavoriamo 3 punti nocciolina distanziati solo da una maglia bassa, quindi il primo punto nocciolina. Una maglia bassa, un altro punto nocciolina, un maglia bassa e un altro punto nocciolina. Quindi abbiamo lavorato, vedete, 3 punti nocciolina uno vicino all'altro. Adesso lavoriamo 2 maglie basse e proseguiamo lavorando un punto nocciolina e 3 maglie basse.
Adesso proseguiamo lavorando un punto nocciolina nel prossimo, due maglie basse e un punto nocciolina nel prossimo. Adesso proseguiamo lavorando 3 maglie basse nel prossimo e un punto nocciolina. Adesso lavoriamo 2 maglie basse, 3 e di nuovo lavoriamo 3 punti babbo, nocciolina vicini, distanziati solo da una catenella. Quindi ecco il primo, e una maglia bassa di nuovo. E di nuovo una maglia bassa e un altro ancora, quindi 3 vicini. E lavoriamo adesso gli ultimi punti, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 a maglia bassa. Ok? Aspettate, voglio controllare, forse dovevamo fare un'altra. Controllo un attimo. A posto, ragazzi, ho contato e quindi sono giusti. Quindi andate a proseguire e realizzate i restanti punti a maglia bassa. Quindi una catenella. E giriamo ovviamente il nostro lavoro. Allora, ho controllato i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi dovete avere 10 punti su questa riga. Adesso andate a proseguire e lavorate una riga di maglie basse. Quindi adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro e iniziamo di nuovo la nostra lavorazione di punti bubble. Iniziamo lavorando 23 maglie basse. Una volta che abbiamo lavorato le nostre 23 maglie basse, andiamo a lavorare un punto nocciolina nel prossimo, 2 maglie basse e un punto nocciolina. Quindi un punto nocciolina, 2 maglie basse e un punto nocciolina. Adesso proseguiamo la nostra lavorazione lavorando 3 maglie basse nei prossimi punti, 1 punto nocciolina e 2 maglie basse. Quindi di nuovo vi dico 3 maglie basse, un punto nocciolina e 2 maglie basse. Adesso proseguiamo lavorando nel prossimo un punto bubble, punto nocciolina, 3 maglie basse. Quindi ripeto, un punto nocciolina, 3 maglie basse, un altro punto nocciolina. A questo punto proseguiamo lavorando delle maglie basse fino alla fine. In totale dovreste averne 20, quindi 20 maglie basse. Quindi una catenella, giriamo il nostro lavoro e per questa riga dovete aver lavorato 1, 2, 3, 4 e 5 punti bubble. Adesso proseguite e andate a lavorare una riga di maglie basse. Iniziamo un'altra riga. Lavorando una catenella, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo 19 maglie basse. Una volta che abbiamo lavorato le nostre 19 maglie basse, andiamo a lavorare 3 punti nocciolina separati da una maglia bassa. Quindi un punto nocciolina, una maglia bassa, un punto nocciolina, una maglia bassa, un punto nocciolina. Proseguite. Una volta che abbiamo lavorato i nostri 3 punti nocciolina, entriamo nei prossimi due e lavoriamo 2 maglie basse. In questa maniera qui, ecco qua. Adesso dobbiamo di nuovo ripetere 3 punti nocciolina separati da una maglia bassa. Quindi un punto nocciolina, una maglia bassa, un punto nocciolina, una maglia bassa, un punto nocciolina. Adesso lavoriamo di nuovo 2 maglie basse e ripetiamo di nuovo 3 punti nocciolina separati da una maglia bassa. Quindi un punto nocciolina, una maglia bassa, un punto nocciolina, una maglia bassa, un punto nocciolina. Adesso proseguiamo lavorando i punti che restano a maglia bassa. Dovreste avere 20 punti bassi, quindi proseguite fino alla fine.
Adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro e ovviamente andiamo a fare un giro di maglie basse. Allora, i punti che dobbiamo avere per questa riga sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quindi avremo 9 punti bubble. Allora, iniziamo sempre con una catenella, giriamo il nostro lavoro e iniziamo lavorando 19 maglie basse. Una volta che abbiamo lavorato le nostre 19 maglie basse, proseguiamo lavorando un punto bubble nel prossimo, quindi un punto nocciolina, e 6 maglie basse nei prossimi. Dopo le 6 maglie basse, lavoriamo un punto nocciolina nel prossimo, 3 maglie basse e un altro punto nocciolina. Adesso lavoriamo 2 maglie basse nel prossimo, 1 e 2. Poi lavoriamo 1 punto nocciolina e 3 maglie basse. Adesso lavoriamo l'ultimo punto nocciolino per questa riga. I restanti punti tutti a maglia bassa, 20. Adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro e un giro di maglie basse completo. Qui dobbiamo avere 1, 2, 3, 4, 5 maglie bubble realizzate. Proseguite e realizzate una riga di maglie basse. Ora andiamo a realizzare l'ultima riga con i bubble, una catenella, giriamo il nostro lavoro e realizziamo 19 maglie basse. Adesso lavoriamo 3 punti bubble, punti nocciolina separati da una catenella, da una maglia bassa, scusate, quindi un punto nocciolina. Una maglia bassa. Un punto nocciolina. E una maglia bassa. E di nuovo un punto nocciolina. Quindi vedete, abbiamo realizzato praticamente 3 punti nocciolina. Adesso lavoriamo 2 maglie basse e lavoriamo un punto nocciolina nel prossimo e poi realizziamo 3 maglie basse. Adesso realizziamo un punto nocciolina nel prossimo, 2 maglie basse, un punto nocciolina, quindi di nuovo un punto nocciolina, 2 maglie basse, un punto nocciolina. Adesso proseguiamo e lavoriamo 3 maglie basse, 1, 2 e 3 maglie basse, un punto nocciolina. E i restanti 20 punti realizziamo delle maglie basse come si presentano fino alla fine. Quindi a questo punto realizziamo una catenella e abbiamo terminato, vedete, quella che è la nostra scritta. Adesso con la luce non si nota bene purtroppo qui, però si vede bene, diciamo, però il colore è un po' in fucsia, molto scuro, quindi in telecamera non si riesce a vedere bene. Adesso dobbiamo andare a proseguire realizzando 7 righe di maglie basse, quindi compresa quella che andiamo a realizzare qui sopra, ok? Tenete conto che saranno 3, 4, 5, 6, 7 i punti bubble che abbiamo realizzato. Quindi proseguite per 7 righe di maglie basse. Una volta che abbiamo, vedete, terminato la nostra scritta, andiamo a lavorare intorno alla nostra parte. Quindi abbiamo lavorato le 7 righe e adesso con la scritta, vedete, frontale, andiamo a realizzare delle maglie alte. Quindi iniziamo con 1, 2 e 3 catenelle, lavorando un punto alto tutto intorno. Quindi qui ho realizzato questo punto alto. Ne realizzo un altro, quindi due
Entro nel prossimo e realizzo un punto alto. Ovviamente qui non ci sono i punti, quindi dovete praticamente vederli bene voi. Ok, entrate e realizzate dei punti alti tutto intorno in questa maniera qui e lo fate fino ad arrivare all'angolo. Quando arriviamo, vedete, nell'angolo, entriamo e lavoriamo due maglie alte, una catenella e di nuovo due maglie alte. E iniziamo di nuovo anche da questo lato a lavorare le nostre maglie alte. Quindi proseguiamo in questa maniera qui. Ogni volta che incontriamo un angolo, lavoriamo sempre due maglie alte nello stesso punto, una catenella e due maglie alte. Adesso vedete, una volta che io ho completato l'intero giro, mi trovo dove ho realizzato le prime due maglie, una di 3 catenelle e l'altra maglia alta. Entro, scusate, nello stesso punto e lavoro 1 e 2 maglie alte, una catenella e chiudo praticamente, vedete, sulla terza catenella che ho realizzato. In questa maniera qui, ok? Ora io devo andare a proseguire lavorando sempre 3 catenelle che sono sempre la mia prima maglia alta. Ok? Qui poi dove abbiamo la catenella andremo a lavorare degli aumenti. Adesso io qui conto 1, 2, 3 e nel terzo entro e lavoro 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Di nuovo. Conto 1, 2, 3 e all'interno entro e lavoro 3 maglie alte. Quindi vado a lavorare quello che è conosciuto come punto granny e giro praticamente tutto intorno in modo che poi la nostra copertina chiaramente diventa più grande. Adesso andate a proseguire fino ad arrivare nell'angolo. Quindi vedete, arriviamo dove abbiamo le due maglie alte. Catenelle, due maglie alte, entriamo al centro e lavoriamo. 1, 2, 3 maglie alte, una catenella e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Contiamo di nuovo le nostre 3 maglie alte, 1, 2, 3 e al centro lavoriamo le 3 maglie alte. Quindi andate a proseguire in ogni angolo in questa maniera qui fino ad arrivare dove praticamente abbiamo iniziato. Quindi ragazzi, arriviamo dove io vedete ho realizzato la maglia alta qui, la prima del giro, entro nello stesso spazio e lavoro 1, 2. Allora aspettate, voglio vedere bene, sì. Vediamo se ho fatto bene, sì, 2. 3, una catenella e lavoro altre due maglie alte perché la terza è la prima che abbiamo realizzato e chiudiamo sulla terza catenella così a maglia bassissima ovviamente. Ok, quindi adesso qui lavoriamo una catenella, 3 catenelle, scusatemi, 3 catenelle. Nella parte sottostante io ho lo spazio e lavoro 2 maglie alte. Ovviamente l'aumento lo farò quando giro qui e chiuderò qui. Adesso non dovete fare altro che andare a realizzare le 3 maglie alte in ogni spazio che abbiamo realizzato. In ogni angolo lavoriamo 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte e fate questo finché praticamente non arrivate all'altezza desiderata. Io credo che
arrivo più o meno sui 70-80 centimetri, poi mi rendo conto, insomma, va bene. Quindi andate a proseguire e niente, attivate la campanella per ricevere sempre la notifica dei miei video, mettete mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi saluto, ciao!